Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo qui a Lamezia in compagnia di Antonio Saffioti, che è vicepresidente della FISH Calabria e che l'8 settembre, proprio fra qualche giorno, terrà un seminario sull'affettività delle persone disabili. Io gli chiedo innanzitutto di darci informazioni su come mai ha deciso di fare questo convegno, ma soprattutto l'importanza di un convegno del genere in un luogo come la Calabria, che molte volte è arretrato su tante cose, figuriamoci su un tema così dibattuto e delicato come questo. Allora, ciò che mi ha spinto a intraprendere questo percorso organizzativo, che è un'esigenza personale che ho, è quella di liberare la sessualità mia e delle altre persone. Chi ha una disabilità fisica come la mia non può assolvere da solo le proprie pulsioni sessuali, quindi sento proprio il bisogno di avere anche in Italia una figura che si occupi di questo. Con questo non voglio dire che sia la soluzione per tutte le disabilità, ma per il mio caso sarebbe una delle soluzioni. Poi ci sono tutti i problemi etici legati invece alle disabilità mentali, che con calma devono essere sviscerate e affrontate pure. Antonio, io quello che pensavo, tra l'altro l'ho pure un po' verificato facendo delle ricerche su internet, molte persone pensano al disabile come una persona asessuata, quindi che non ha bisogni se non quello appunto di essere nutrita, di essere vestita, magari di essere istruita, ma non mai dell'affettività, quindi anche della sessualità. In molti paesi europei, ancora l'Italia non si è dotata di una legge sulle assistenze sessuali, ci sono invece da 30 anni addirittura, come in Olanda, persone che lo fanno come lavoro, ma non è equiparata alla prostituzione, perché molti fanno, come dicevi tu prima, per ragioni etiche, un paragone prostituzione assistente sessuale. Non è così? No, non è assolutamente così, perché nell'assistenza sessuale anzitutto non si ha il rapporto completo, ma soltanto una parte del rapporto, ossia consiste proprio nel soddisfare queste esigenze, basta. Non si deve confondere il tutto con le prostituzioni, con l'amore, che sono altre cose tutte e due. Poi volevo farti un'altra domanda. In Italia i disabili sono 13 milioni, il 50% di questi disabili purtroppo non lavorano, ma perché fondamentalmente la disabilità è una disabilità che mette in condizione la persona disabile di non lavorare, non perché non ci siano le condizioni, ma proprio perché in Italia mancano proprio le strutture che mettano un disabile, una persona ad esempio, non lo so, nelle tue condizioni, ma anche una persona non vedente, anche una persona che abbia altri, diciamo, altri tipi di handicap, a non lavorare, perché non c'è proprio una presa di coscienza sul disabile in quanto parte produttiva e integrante del sistema Italia. L'opinione pubblica, purtroppo, che il disabile è una persona che non deve lavorare, non deve studiare, non deve fare sesso, che è soprattutto un problema mentale. Poi viene pure l'aspetto economico, che molto spesso è vista come un costo. La persona con disabilità, come pure l'anziano, è meno come una risorsa, invece che è una risorsa soprattutto economica pure la persona con disabilità, perché innanzitutto è una persona che ha bisogno di assistenza in tutto, quindi creerebbe pure dei posti di lavoro che ci fossero i servizi adatti. Per esempio, una persona come me, che avrebbe bisogno, per avere un'assistenza completa, di minimo due o tre persone che gli girerebbero intorno, e questo crea economia.
Assolutamente. Ma poi io penso che bisognerebbe un attimo mettersi dall'altra parte. Cioè, il problema si potrebbe tranquillamente bypassare, sia per quanto riguarda l'assistenza alle persone disabili, ma anche per quanto riguarda l'affettività, il convegno che dici tu, cercando di mettersi dall'altra parte e mettersi proprio nei panni di una persona disabile e dire: forse se mi metto io su una carrozzina, forse se mi metto io in un corpo, diciamo che in quel momento ho delle limitazioni, ma non per questo non è vivo. C'è bisogno di una parolina magica che dovrebbe riuscire ad entrare nel cranio, nella testa di tutte le persone, che è l'empatia. Purtroppo nel nostro mondo pazzo c'è poca empatia, invece dovrebbe esserci più empatia, che l'empatia aiuta le persone, soprattutto aiuta i diversi, perché immedesimarsi nell'altro, se è diverso, è molto complicato. Per esperienza personale, e penso anche per tua esperienza personale, io ho letto il tuo libro, Chi ci capisce è bravo, che io adesso voglio far vedere che noi ce lo abbiamo qua, io l'ho letto, è davvero un libro molto interessante. Spieghi proprio questo, cioè spieghi che non bisogna sicuramente rassegnarsi, che le cose se ci si mette impegno, questo te l'hanno insegnato i tuoi genitori, questo, almeno dal libro si evince questo, si riesce a fare qualunque cosa, a smuovere le montagne. È quello il senso, cioè metterti in condizione di riuscire a fare la tua vita. Cioè, un disabile non deve essere una persona abbandonata a se stesso o abbandonata alle cure di qualcuno, ma deve essere messa in condizione di poter, diciamo, vivere la propria vita in piena autonomia. Sì, certamente, quello che ha detto l'altra parolina magica, che è autonomia, perché tutto lì è che se una persona aveva una disabilità, che però non riesce ad ottenere la sua autonomia, è bloccata, che invece la persona con disabilità deve prima accettare la sua disabilità e poi trovare i metodi per ottenere una maggiore autonomia. Possono essere gli ausili come la carrozzina, come il respiratore polmonare, ma può essere pure con lo studio affermarsi nella propria vita sociale, frequentare le altre persone, fare politica, fare sport. C'è tutto un mondo che deve essere conquistato con la propria autonomia. Io poi, leggendo sempre il tuo libro, si evince, diciamo, da subito che tu, è vero che hai scoperto da piccolino, i tuoi genitori hanno scoperto da piccolino, diciamo, la tua disabilità e piano piano tu sei riuscito a comprenderla nell'arco degli anni. Quello che molte volte non capiscono le persone che forse sono dall'altra parte è che si può anche diventare di colpo disabili, cioè essere, tra virgolette, normodotati e di colpo per un incidente, vuoi per una malattia debilitante, ma vuoi anche per la vecchiaia, essere disabili in qualcosa e quindi essere da questa parte, ovvero quella di chi non si vede riconosciuto un diritto che poi è sancito dalla Costituzione, dall'articolo 3 della Costituzione, che ci dovrebbe vedere tutti uguali dinanzi alla legge. Allora, c'è maggior di debiti, scongiuri, possiamo dire che la disabilità è dietro l'angolo, come d'altronde, come la morte, la disabilità, le brutte cose sono sempre dietro l'angolo. La disabilità io non augurerei a nessuno, però quando si vive una disabilità deve essere affrontata nel bene che nel male, finché morte non ci separe. Sì, diciamo che questo è un concetto filosofico, però è un concetto anche realistico, perché tu la vivi sulla tua pelle, però ognuno di noi, io lo penso anche sulla questione dell'invecchiamento, cioè quando siamo giovani pensiamo che il tempo sia illimitato, più andiamo avanti con gli anni e più ci rendiamo conto che magari ci fa male la schiena, non vediamo più come una volta e magari abbiamo degli ausili come gli occhiali, come in certi casi anche dei busti e queste sono le cose piccole. Però se nel grande uno fa un incidente o diventa cieco, come è successo ad esempio a una mia amica che ha perso la vista in tarda età, dopo i 40, bisogna ricominciare da zero. E allora si rivede l'aspetto della disabilità in chiave personale.
e si vede che i veri disabili siamo noi dall'altra parte, cosiddetti normodotati, ma non ci credo, che non vediamo l'altro. Certo, l'importante è questo. Anch'io ho un amico che era campione di motocross e si è ritrovato a 40 anni con 3 figli e una moglie a vivere la propria disabilità, che essendo paraplegico. Purtroppo la disabilità c'è, quando c'è va affrontata, che non è una, per forza, una cosa brutta. Che conosco tanta gente che vivendo una disabile ha trovato una nuova forza nella propria vita. Ci sono anche persone che hanno cambiato in positivo la loro vita, che cioè prima vivevano una vita sgraziata, adesso grazie alla disabilità che hanno acquisito una nuova consapevolezza, una nuova voglia di vivere. Probabilmente io non sono disabile, quindi non posso soltanto immaginarlo, però è un'esperienza che ti mette di fronte alla realtà. E la realtà è diversa per ogni persona. E quando magari tu vivi una realtà dove le cose ti sembrano scontate e non le apprezzi, tu che magari hai in questo momento delle limitazioni, forse riesci ad apprezzare di più il fatto della compagnia, il fatto di uscire, il fatto di studiare, perché penso che ti debba avvalere di strumenti tecnologici anche per, non lo so, utilizzare il tuo computer. Sì, io... Dove non arriva la tecnologia deve arrivare la forza d'animo. Per me non è stato nulla facile, cose che per i miei coetanei sono semplici, come studiare, uscire con una ragazza, guidare la macchina, avere l'indipendenza dai propri genitori, perché chi ha una disabilità come la mia è tutto più complicato. Già sono fatto di dover dipendere per forza dalla propria famiglia. Io non sono mammone, però per ovvie ragioni ho bisogno di mia madre e di mio padre. Finché saranno in vita sono loro che si occupano di me. Però è difficile avere una propria indipendenza se si è disabili. Guidare la macchina, che è una disabilità come la mia, ha bisogno di un autista che gli guidi la macchina. Se uscire con una ragazza, ho bisogno di una persona che mi accompagni, quindi non sarebbe io e la ragazza, ma ci sarebbe il mio assistente pure. Si perde una certa intimità, cioè, anzi, forse ho posto male la domanda, il fatto di rimanere da soli, il fatto di fare le cose da soli. Tu parlavi prima di autonomia, si perde una certa privacy nella vita? Purtroppo sì, questo sì. Ad esempio, io per andare al bagno dipendo da mio padre al momento, da chi mi assiste. Quindi non c'è una propria privacy intima, non ci può essere mai, perché se tu dipendi da un'altra persona per vestirti, che è normale che quella persona ti vedrà della tua nudità pure, no? Quindi è tutto più complicato, però ci devi evitare che tutto ti tramolga in negativo. Devi vedere nella negatività la positività. Questo è, diciamo, uno spirito cioè anzi un messaggio che veramente ti porta a non solo ad accettare la tua condizione, qualunque essa sia, perché ognuno di noi ha una condizione da accettare nella vita, ma soprattutto quella di vedere il bicchiere più del mezzo pieno, anche oltre, perché non fai solo le cose per te stesso, ma hai deciso di fare del tuo corpo un mezzo di comunicazione per tutti gli altri, quindi utilizzi secondo me il tuo corpo come strumento. A me dicono molte che i miei familiari che voglio fare sempre il protagonista, ma io invece in realtà voglio utilizzare il mio corpo per le altre persone pure, che non tutti sono integrati nella società come me. Io guardo sempre a chi è peggio di me. Poi ci sono dei ragazzi che come me vivono la distrofia muscolare, che non hanno il mio grado di autonomia. Per esempio,
mentre io vado lo stesso in giro con il respiratore, un'altra persona ha paura di farlo, per esempio. Perché dici che si vergogna, magari? Si vergogna, oppure ha pure paura a farlo, perché è un po' pericoloso andare in giro con un respiratore polmonare, perché se rimani senza, complicato. Però io non ci penso, esco lo stesso pure con persone che in caso di emergenza non lo saprebbero utilizzare. Però perché privarmi della mia libertà quando invece la posso avere lo stesso? Se poi deve succedere una cosa irreparabile, può succedere pure se sto a letto. Ah sì, e poi comunque vivere la vita con lo spirito della libertà, della consapevolezza di quello che si vuole fare, secondo me la fa vivere la vita, altrimenti tu vivi la vita passivamente, la subisci. E invece, adesso ti ripeto, leggendo il tuo libro, è quello che un po' ti hanno insegnato i tuoi genitori nella tua storia, è quello che tu stai cercando di insegnare agli altri, ovvero che non bisogna essere passivi, ma bisogna essere la parte migliore di noi, e quello che, insomma, quel famoso cambiamento che vorremmo vedere nel mondo. Sì, sì. Comunque io non vorrei che si fraintendesse la cosa, io ho pure io i miei momenti difficili, non è tutto rose e fiori, anch'io ho avuto le mie depressioni, anch'io ho utilizzato i miei psicofarmaci come tutte le altre persone, però questo momento preciso della mia vita credo di vivere bene nonostante tutto. Poi vabbè, una maturazione, una crescita, noi, l'hai detto tu per quanto riguarda te, io penso per quanto riguarda me, abbiamo passato un periodo buio della nostra vita dove addirittura alcuni ragazzi hanno scelto di farla finita, io ne conosco purtroppo alcuni che non ci sono più, però hanno reagito altri, cioè hanno, forse con orgoglio, forse perché hanno avuto la possibilità di avere a fianco delle persone valide che ci hanno fatto vedere l'alternativa. Sì, è vero, c'è bisogno di esempi nel nostro mondo, e chi ha una disabilità, chi vive un'omosessualità, secondo me sono quelle persone che riusciranno a far cambiare il mondo in positivo. Quando vedo un migrante, quando vedo una trans, io mi sento molto vicino a loro, che credo che queste persone, queste diversità arricchiscono il mondo. Cioè, ci sarebbe, per esempio, nel nostro tempo la migrazione sarebbe un mondo ancora più egoistico di com'è. Invece queste persone ci fanno capire che la società deve essere inclusiva. Ma poi soprattutto molti non capiscono che da che mondo è il mondo, da che esiste l'essere umano sulla Terra, le migrazioni ci sono sempre state, e soprattutto forse non riusciamo a capire che la Terra non ci appartiene, cioè noi siamo nati in Italia in questo momento, ma non è che ci appartiene perché siamo nati in Italia, potevamo nascere in Africa, potevamo nascere in America, potevamo nascere, non lo so, in Australia, siamo capitati in questo contesto, diciamo, sociale, ma non ci appartiene. Probabilmente quello che tu dici, la diversità, che poi è varietà, cioè la ricchezza di parlare con una persona come te, ma di parlare con una persona transgender, di parlare con una persona di colore, e poi tra l'altro mi pare che è una persona proprio di colore che si prende cura di te. Sì, sì, da un po' di tempo a questa parte, che oltre alla mia famiglia mi aiuta un ragazzo senegalese che si chiama Bumba, che è stabilito in Italia da 15 anni, che adesso sta facendo tornare in Italia dapprima la moglie, e poi ora tra poco farà rientrare i propri figli. Io l'ho accolto come un fratello, ha avuto da poco un bambino che ha chiamato Mohamed Antonio, che è mio onore, quindi fa parte della mia famiglia. Per fortuna io avevo un sogno di trovare una persona africana da accogliere. Una volta ho pensato, una notte, mi piacerebbe passare il Natale con un migrante, e in realtà l'ho trovato, ho realizzato questo sogno. Evidentemente hai espresso questo desiderio, siccome le cose non succedono a caso. Venite, l'altra volta è venuto un mio amico a casa, che ha detto, voi di sinistra mi vorrei vedere.
inizia a cogliere con migranti in casa. Ho detto, vai nell'altra stanza che c'è, che c'è il piccolo figlio. Di bomba dall'altra parte, quindi ha toccato con mano che sono inattaccabile. Sei inattaccabile anche sotto l'altro profilo, siccome hai parlato delle persone gay, delle persone trans, sei stato anche al Cosenza Pride e si può dire in capo al corteo, hai manifestato con la tua carrozzina, quindi tu sei stato lì malgrado qualcuno non ci fosse stato, quindi non c'è un limite, cioè se una cosa uno la desidera e la vuole, la riesce a fare. Diciamo che il Pride è stato uno dei giornali più divertenti di quest'anno che è ormai da fine. Io ci ho tenuto molto ad essere presente perché sono molto vicino ai fratelli omosessuali che è LGBTQ. Mi è piaciuto molto perché ho conosciuto tante persone omosessuali, trans, lesbiche che non conoscevo e ho apprezzato molto la loro onestà intellettuale, la loro sincerità, e poi non ho visto nulla di osceno. Sono tutto una manifestazione molto composta. C'erano molte famiglie al Combalero, che famiglie allargate, e me molto sono trovato a mio agio tra di loro. A questo punto io vorrei tornare un attimo al tema iniziale, ovvero al prossimo 8 settembre, giornata nella quale tu insieme ad altre persone svolgerai questo seminario sull'affettività delle persone disabili, e tra i partecipanti, tra i relatori, ci sarà Nunzia Coppedè, che ha scritto un libro qualche anno fa, si chiama proprio Il fiore oscuro, sessualità e disabili. Nunzia invece è presidente della Fish Calabria, giusto? Sì. Lei è la mia presidente, che è stato grazie a lei che è stato inserito nel programma di quest'anno della Fish la realizzazione di uno o più seminari su questo tema. A questo punto mi piacerebbe anche chiederti un'altra cosa. So che ci sarà in questo seminario la partecipazione del professor Paolo Valeri, che Paolo Valerio, sì, sempre dell'Università Federico II di Napoli, che poi è stato presente al convegno di qualche mese fa, organizzato sempre alla Lamezia, a tematica LGBT. Il professore da anni, diciamo, si occupa sia di sessualità quanto di omosessualità, e comunque sia si parla spesso di gender, si parla impropriamente, si parla di gender. Lui, come mai hai deciso di invitarlo? Come mai la scelta è caduta proprio su di lui? L'ho invitato, innanzitutto non lo conoscevo. L'ho conosciuto a questo convegno che hai detto tu sul mondo LGBTQ. L'ho conosciuto il giorno prima del Pride di Cosenza. L'ho conosciuto e nel suo intervento quel giorno ha parlato pure di sessualità e disabilità. Io ho colto subito l'occasione, mi sono fatto lasciare il numero di telefono, che dopo essermelo studiato su internet l'ho contattato, ci siamo parlati e ci siamo piaciuti subito, che mi ha detto che mi mandava subito un libro che ha scritto lui proprio sull'affettività, la disabilità e le famiglie. Mi ha subito spedito questo libro che sto leggendo in prossimità del convegno, ed è molto interessante perché in modo esperto dice quello che cerco di dire io in altre parole. Diciamo che la sua è una visione sicuramente più accademica e più professionale, e quindi il suo libro, diciamo, tende a sviscerare quello che è un tabù, perché non se ne parla, ripeto, non se ne parla, e quando se ne è parlato in maniera trasversale sia della sessualità che dell'affettività delle persone disabili. Tu l'8 settembre secondo me fai una cosa pionieristica, perché parlarne al sud, parlarne alla Lamezia, parlarne adesso
E casca secondo me a fagiolo, è giusto. Poi tu hai detto che lo fai per una tua scelta perché tu giustamente lo desideri, però io penso che sia anche un desiderio di altri. Poi io non voglio svelare chi sarà presente al convegno perché invito le persone a venire numerosi al Grand Hotel Lamezia l'8 di settembre, mi pare che è di pomeriggio. Sì, alle 16:30 inizierà e poi finiremo verso le 7. È previsto pure una serie di testimonianze di chi vorrà farlo quel giorno. Noi diamo gli stimoli con i relatori, ma poi i veri protagonisti sono le persone con disabilità e non che verranno al convegno. Noi daremo la parola a chi vorrà farlo e sarà quella la parte non più interessante, la parte più vera di tutta la manifestazione, la parte real, si può dire. Sì, anche perché possiamo leggerlo pure sui libri, possiamo vederlo pure in TV, su qualche documentario, perché ci sono su YouTube, però alla fine ci sono le persone, ci sono le famiglie, ci sono le esperienze personali e reali di chi magari si sente escluso da una parte della vita e invece vorrebbe vedersi incluso perché è suo diritto. Sì, è vero, poi ho avuto pure un'esperienza già su questi temi, che nel mese di gennaio è stato organizzato dai miei amici del blog Manifest, che sono anche gli amici che hanno curato la comunicazione di questo convegno, che sono i miei amici Valeria e Domenico D'Agostino, che sono fratelli e sorelle, che si occupano di cultura in questa città, anche se è molto difficile per loro farlo, che con la cultura si guadagna poco, però loro cercano di fare la loro parte. Abbiamo organizzato Settembre 2017, ore 16:30, Grand Hotel Lamezia. l'affettività delle persone con disabilità, un seminario ideato dalla Fish Calabria che da Manifest per parlare di questo tema che al sud della Lamezia in Calabria è un tabù, però noi vogliamo romperlo e liberare l'amore. Libera l'amore, vieni anche tu l'8 settembre 2017 alle ore 16:30 al Grand Hotel Lamezia. 8 settembre 2017, ore 16:30 presso il Grand Hotel Lamezia. Seminario intitolato L'affettività delle persone con disabilità, hashtag amore libero, per liberare l'amore che rompere i tabù. Libera l'amore e rompi i tabù. Vieni anche tu l'8 settembre 2017 alle ore 16:30 presso il Grand Hotel Lamezia. Ma tu che tu dico l'8 settembre hai da fare? No, io no, però c'è una cosa importante che ci sarà alla Lamezia. Che faranno a Lamezia l'8 settembre? Al Grand Hotel Lamezia, veramente? Dicono che vogliono rompere i tabù, vogliono liberare l'amore, non so cosa ne inventi questi pazzi. Questi pazzi della Fish Calabria, so che c'è di mezzo un certo Antonio Saffioti, mi devo preoccupare. Un po' sì. Oddio, non vorrei che lanciassero come negli anni 70 i reggiseni, i preservativi o qualcosa del genere, ma comunque mi pare che questo convegno, questo seminario, visto che sono già stato bacchettato, si chiama L'affettività e le persone con disabilità, mi pare. Sì, però alla fine si parlerà di sesso, secondo Solo sesso, sempre sesso, tutto gira intorno al sesso, mi pare che diciamo così una canzone. me. 8 settembre 2017, ore 16:30. Ci vediamo tutti al Grand Hotel Lamezia, giusto? Sì. Allora, ma 8 settembre, la gente, è vero che è finita la stagione di mare, però potrebbe andare a mare, invece dove andiamo? Andiamo al Grand Hotel Lamezia ad assistere al seminario L'affettività delle persone con disabilità. L'affettività, ma non si parla solo di affettività, mi auguro si parli anche un po' di sesso, perché porca miseria, tutti parlano di questi disabili come se fossero persone asessuate, ma faranno sesso pure loro?
sì, secondo me sì, lo fanno perché se no come campano senza. Infatti, se già diciamo questi cosiddetti normodotati non ne possono fare a meno, abbiamo Rocco Siffredi di turno che la fa da padrone, anche tu hai bisogno diciamo di assolvere i tuoi bisogni, quindi forse ci possiamo aspettare qualche signorina non iscritta all'INPS che farà capo da quelle parti al convegno. Queste cose non le facciamo, siamo legali. Va bene, ok, ci possiamo aspettare solo ed esclusivamente per il momento, visto che in Italia non è ancora consentita l'assistenza sessuale, ma se venite l'8 settembre 2017 al Grand Hotel Lamezia alle ore 16.30, magari chissà, cambierà qualcosa, giusto? Certo. 8 settembre 2017, ore 16.30, Grand Hotel Lamezia. L'affettività e le persone con disabilità, non mancate. Verranno, dai. Se no, scusa, facciamo una bella cosa. Lo sai cosa facevano? Ci sono tutti quelli di fronte alla stazione. Ci mettiamo fuori e li chiamiamo dentro. Gli diciamo che regalano qualcosa. Come diceva un amico mio, ma si mangia qualcosa? Regaliamo qualcosa. Gli diciamo, questa maglietta qua la diamo a 15 euro. Però, se la dai a 15 euro, contribuisci a cosa? Alla sessualità delle persone con disabilità. Così però la diamo come dici, io ti do la maglietta e tu mi dai una cosa in cambio. Non si può fare questa cosa, sa? Tagliamo, questa la tagliamo. Però comunque possiamo dirlo, per sostenere le attività ai seminari che ci saranno magari dall'8 settembre in poi, organizzati dalla Fish Calabria, ci sono queste bellissime magliette che sono state donate a te da quale artista? Da Simona Ponzulo, che è una mia amica artista che merita di essere conosciuta in Calabria, non so. Poi ha fatto un bellissimo disegno, ha disegnato un arcobaleno e non mi fermo qua perché se dico la parola arcobaleno qualcuno potrebbe dire LGBTQ e va bene la cosa. E poi ha disegnato una sedia a rotelle con una ragazza, sì, che si arrampica sulla persona, diciamo, seduta in carrozzina. Ci dobbiamo aspettare questo dal tuo convegno? Speriamo di sì. 8 settembre 2017, ore 16.30, Grand Hotel Lamezia. Tutti insieme per un convegno sull'affettività e le persone con disabilità. Anzi, non è un convegno, lui mi ha bacchettato già due volte, è un seminario. Alone.